Eccomi qui insieme a una grandissima artista italiana internazionale, la grandissima Ivana Spagna. Ciao Ivana. Ciao, ciao a tutti. Allora, tutti quanti conoscete la grandissima Ivana Spagna, che ha cominciato con le canzoni di successo Easy Lady, Call Me, cantando dance in inglese, e poi dopo sei passata a cantare canzoni italiane. Italiane, adesso sono tornata a cantare in inglese. Ah, The grandissima. Magic of Love. Ah, perfetto. Poi ricordiamo che tu hai vinto nel 2006 il disco d'oro di Fimi per aver venduto 10 milioni di copie in tutto il È mondo. andata bene. È andata Ecco, bene. è veramente una bellissima cosa. Tu trasmetti con le tue canzoni sempre delle grandissime emozioni. Cerco soprattutto di trasmettere quelli che sono i sentimenti e la positività, perché ne abbiamo bisogno sempre tutti. E parlare comunque di sentimenti, parlare d'amore, che secondo me l'amore è la cosa principale, e tutto gira intorno ai sentimenti. Io dico sempre, uno può avere tutti i miliardi di questo mondo, essere il padrone del mondo intero, se non ha vicino una persona o le persone che gli vogliono bene e le persone alle quali lui o lei vuole bene, non ha niente in mano. Questo è il mio modo di Questo è vedere bellissimo, il palco, perciò tu quando affronti il palco cose. Con rispetto, energia, e dico sempre ringrazio il cielo perché mi ha dato ancora l'entusiasmo che avevo una vita fa, ed è una cosa bellissima, sono sempre emozionata prima di salire, ma poi con tanto rispetto per chi mi sta di fronte, rispetto per il pubblico, per cui cerco comunque di dare sempre tutto quello che riesco. Anche se è per cantare una sola canzone o due sole canzoni e basta, cercare di concentrare tutto per cercare di trasmettere qualcosa. Questo ti fa molto onore, ti fa e fa piacere sentire che oltre alla grandissima artista sei anche una grandissima persona che dà tanto. Tu esagera, No, 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 esagera. si Sì. trasente, già gli altri lo sanno. E poi tu hai anche scritto dei libri. Ho scritto due libri, uno che prima era dedicato a un cagnolino, ho parlato dell'abbandono degli animali, anche sotto forma di fiaba per cercare di arrivare ai bambini che sono loro gli adulti del domani, no? Del nostro domani, cercando di spiegare loro che se abbandoni un cagnolino, un gatto, qualsiasi animale, non è che vada a star bene, va incontro quasi certamente, va incontro morte sicura. E anche se sotto forma di fiaba ho voluto presentare, cioè per parlare a loro di questa cosa che è tremenda. E adesso siamo in estate. Io vedo che tanta gente viaggia in aereo, in treno con gli animali. Questa è una cosa bellissima. Vuol Fate dire che esempio, comunque ci prendete sono tante esempio. persone che li amano. E questa è la cosa, per me, a me si apre il cuore quando vedo queste Anche cose, a mentre mi me. si stringe e sto male quando vedi sulla strada delle cose orribili, ecco. Ecco, questo ti fa veramente una grande No, c'è lode. tanta gente veramente che ama gli Per animali e fortuna speriamo sì, ce ne siano sempre di più. Danno perché loro danno tanto, aiutano le tanto, sono persone. indifesi, hanno bisogno del rispetto perché sono comunque delle creature, hanno diritto anche loro alla vita. Vogliamo dare un messaggio contro l'abbandono e il maltrattamento degli Guarda, animali? lo sanno già e sempre di più sono le persone che li amano. Cercate voi che li amate di parlare a chi magari pensa che loro se la cavino da solo. Non è vero. Cercate di sensibilizzare chi magari è un po' meno sensibile in questo momento. È vero, e loro vi possono dare tanto, sembra che siete voi che aiutate lui e invece è lui che Loro vi ci danno aiuta. tanto, ci danno tanto, perché a me io quando sono a casa sono piena di gatti, Bellissimo. perché vorrei cani, gatti, conigli, capre, cavalli, tutto vorrei, ma non posso. So che infatti tu li Però vi dico accogli. che quando io vedo che queste creature, sia quelli che ho in casa che quelli che vengono a mangiare fuori, che vedo che stanno bene, che sono lì, che magari si leccano l'un l'altro, che si abbracciano proprio, io sono la donna più felice del mondo. Neanche il Grammy potrebbe darmi queste emozioni, E ve io lo guarda, giuro, ti ve lo ringrazio di giuro. quello che fai, di queste emozioni veramente belle che dai, è veramente una cosa No, ma è bellissima, una è prendere cosa. tutti quanti esempio e per fortuna, come dicevi tu. E mi capiscono perché sono tanti che provano queste emozioni forti.
Perfetto, io ti ringrazio di questo. Vogliamo salutare tutti gli utenti. Vi auguro buona estate, godetevi quando arriverà, perché non è ancora arrivata, qua piove sempre praticamente, ma quando arriverà godetevela tutta quanta, fino in fondo. Grazie, ciao a tutti, Cristian TG, del blog, grandissima Ivana Spagna, grazie, ciao. Ciao. Grazie.